Eccoci qui, buonasera cari amici, bentrovati. Pronto Telenove. Questa sera ci occupiamo soprattutto di scadenze fiscali, modello 730, ma anche i vari bonus. Lo facciamo con un nostro amico ed esperto, Mauro Pellicciari, del CAF CISL della Lombardia. Mauro, buona serata. Buonasera Alberto e buonasera a tutti i telespettatori. Allora, come sempre, io ricordo chi vuole ci può chiamare, il numero lo sapete, lo 02, oppure brevi messaggi attraverso WhatsApp, in questo caso il numero è il 335. Noi partiamo con la questione toccheremo vari aspetti importanti in relazione alla tassazione di quest'anno, a quello che bisogna fare e non fare, però partiamo con il discorso dei bonus, quelli che sono stati etichettati come bonus sociali, che si occupano in pratica di luce e gas, le famose bollette. Su questo fronte, Mauro, quali novità? Allora, abbiamo che cosa? Una proroga dei bonus sociali luce e gas fino al 30 di giugno, che originariamente era previsto fino al 31 marzo, fino al 30 giugno per tutti coloro che sono in possesso di un ISEE inferiore a 15.000 euro. La novità che con questo decreto che ha prorogato fino al 30 giugno i bonus, la novità è che sempre fino al 30 giugno il limite per accedere al bonus sociale luce gas per le famiglie numerose, cioè quelle che hanno almeno 4 figli a carico, è stato portato a 30.000 euro, quindi non più i 20.000 euro che conoscevamo, ma è stato innalzato a 30.000 euro. Quindi una fascia maggiore, diciamo, di persone. Sì, esatto. Vale sempre la regola che una volta fatta l'ISEE, e l'ISEE viene attestata correttamente da parte di IMS, non è necessario presentare nessun tipo di domanda, perché sarà tutto uno scambio automatizzato di dati tra IMS, ARERA e SGATE, che andrà ad attribuire al soggetto titolare dell'utenza domestica, perché deve essere un'utenza domestica di luce o gas, il bonus sociale previsto in base alla fascia climatica. Ecco, molti ci chiedono le modalità, cioè si parla appunto di questi bonus, magari io rientro in questa categoria, cioè sono sotto quella che è definita la soglia. Però concretamente poi quali passaggi bisogna fare? Allora, concretamente cosa è necessario? Che un componente del nucleo familiare, ok, presenti l'ISEE. Okay. La cosa fondamentale qual è? Che le utenze devono essere intestate a uno dei componenti del nucleo. Perché ti faccio un esempio, Alberto. Tipicamente di chi vive in locazione. Okay. Certo. Se le utenze sono intestate al proprietario di casa, è ovvio che le persone che abitano dentro come inquilini non potranno mai avere l'agevolazione luce gas, perché non c'è un incrocio tra il nucleo ISEE e l'utenza intestata. Per cui deve esserci un componente del nucleo familiare a cui sono intestate le utenze di luce gas. Un componente del nucleo familiare, non per forza l'intestatario, presenta un ISEE, okay, in cui c'è anche ovviamente il componente a cui sono state le utenze. Una volta che l'ISEE è attestata, cosa succede? Che mensilmente l'organismo che si chiama ARERA fa uno scambio di dati di IMS, di codici fiscali, e dice: io ho questi codici fiscali come utenti domestici, quindi residenziali, di luce e gas. Mi dici se tu IMS, te lo sto semplificando, cioè, hai nel tuo database per questo soggetto un ISEE in corso di validità sotto 15.000 euro. Se la risposta di IMS è positiva, ARERA prende i dati da IMS, quindi verifica l'ISEE sotto i 15.000, e cosa fa? Smista al gestore, quindi il gestore elettrico del gas del caso, l'indicazione di applicare a quell'utente lo sconto in bolletta dal mese successivo. Senti, ci scrive un telespettatore, dice, in famiglia abbiamo una seconda casa che è stata ereditata ma non abbiamo mai utilizzato, anzi abbiamo disdetto acqua, luce e gas, azzerato tutto. Dobbiamo ugualmente pagare l'IMU e la TARI anche se non ci abitiamo? Allora, io ti posso rispondere sull'IMU, perché la TARI è un tributo di completa gestione comunale e ogni comune ha un regolamento a sé. Sul discorso degli immobili non locati e non utilizzati c'è un po' una leggenda metropolitana, ma qual è l'unica eventualità
puntuale agevolazione che ci può essere è quando un immobile risulta danneggiato da un evento calamitoso, esempio tipico un terremoto. Un terremoto. Ok? Quell'immobile, anche a seguito di lavori di ristrutturazione, non può tornare agibile, quindi l'unico modo sarebbe buttarlo giù e ricostruirlo. In quel caso, dietro una inagibilità certificata e irrecuperabile, il comune concede di pagare il 50% di IMU. Ma se io ho un immobile a disposizione senza le utenze collegate, l'IMU purtroppo la devo pagare e la pago in misura ordinaria. Sul discorso Tari è differente perché ci sono alcuni comuni che vincolano il pagamento della Tari in base al periodo di utilizzo e se l'immobile risulta effettivamente mai utilizzato e privo di utenze, anche qua alcuni fanno uno sconto e alcuni dicono mi documenti e te la zero, ma quello lì è il regolamento comunale. Comunale. Invece l'abbattimento del 50% degli immobili inagibili e che non siano recuperabili neanche dietro interventi di ristrutturazione spetta per legge. Ecco, un altro ci scrive invece in relazione, beh, ne parlavamo prima fuori onda, della questione bonus trasporti, cioè chiede se nel 2023 è stato nuovamente riattivato il bonus trasporti, di quale entità e soprattutto qual è cioè chi può ottenerlo, qual è la soglia oltre la quale non si può fare richiesta. Allora, pochi giorni fa, settimana scorsa, il MIT ha firmato il decreto che istituisce anche per il 2023 il bonus trasporti, tenendo presente che di qui a 30 giorni uscirà poi il decreto attuativo che fisserà le modalità operative. Cosa sappiamo per certo? Che il bonus trasporti sarà sempre di 60 euro. La novità grossa è che mentre il bonus trasporti 2022 era legato a un limite massimo di reddito del soggetto richiedente di 35.000 euro, per il 2023 questo limite è stato abbassato a 60 euro. L'altra cosa certa che sappiamo è che la domanda del bonus trasporti c'è un unico modo per presentarla, cioè attraverso il sito del MIT, del Ministero dei Trasporti, accedendo o con lo SPID o con la carta d'identità elettronica. Il bonus trasporti si concretizza come? Mediante, una volta che faccio la domanda, mi viene automatico generato un foglio con un codice QR, con un codice telematico, e quel foglio col codice QR deve essere consegnato al soggetto presso cui sottoscriverò la prima volta Abbonamento. utile il pagamento dell'abbonamento mensile e mi andrà a scontare da quello che devo quei 60 euro. Perfetto. Abbiamo una chiamata. Pronto? Buonasera. Buonasera, Sì, buonasera a tutti voi. Ecco, prego, l'ascoltiamo. visto che siamo sempre in tema di dichiarazione dei redditi, io volevo dire al vostro ospite che io ho gravi problemi di deambulazione. Ho Sì. provato a guardare su internet i vari CAF della CISL. Però pare che bisogna prendere appuntamento la mattina, quindi uno deve prendere permesso dal lavoro e andare lì da loro. La domanda è: ma non si può fare tutto online? Che uno magari dice, guarda, ho la tessera, che io non ho la tessera, però ho l'onore scritto, e spiegare tutto quanto via mail, non so se attendosi al telefono, magari scegliendo la zona più vicino casa, se proprio uno deve andare dal vivo. Si può Certo. fare? Grazie. Grazie a lei. Allora, il nostro telespettatore ha problemi di deambulazione. Dice se in questo caso può ottenere qualche agevolazione. Allora, tenete presente che è disponibile ormai dall'anno del Covid online un servizio che si chiama 730 Personal CAF, che consente al cittadino di registrarsi, ovviamente, autenticarsi e attraverso questo portale caricare la documentazione relativa al 730. È ovvio che per farlo occorre un po' di alfabetizzazione informatica, perché oltre a registrarsi c'è da compilare un form con tutti i dati necessari per la dichiarazione, bisogna caricare le scansioni leggibili della documentazione comprovante.
e dare tutte quante le indicazioni utili, perché c'è poi uno scambio di dati telematico, non è tramite mail, cioè non è mandare i documenti tramite mail, c'è proprio un form preimpostato con delle domande a cui bisogna dare risposta, perché in base a quelle domande poi e i documenti allegati viene predisposta la dichiarazione, perché spesso quello che vediamo con chi manda i documenti tramite personal CAF è che la documentazione o è illeggibile, che è un problema, oppure ad esempio non viene allegata pur essendo indicato la carta d'identità, che è un problema, oppure la documentazione è carente. E siccome poi magari la documentazione è molto consistente e il contribuente ha problemi a allegare, fare delle scansioni di tanti Certo. file, lì poi gioco forza diventa necessario andare presso una sede. Andare Questo poi presso un capo. diventa il surrogato. Certo. Altra chiamata, pronto? Buonasera. Sì, buonasera signor Carrera, sono Mauro da Milano, saluto lei e l'esperto. Buonasera Mauro, prego. Buonasera, volevo fare una domanda. Io ho ricevuto un mese fa circa una lettera da AGUEA, Sì. alla fine ho un rimborso di 240 euro, no? Sì. Ma era molto molto di più e da lì ci hanno pagato e scalato i soldi delle bollette. E ecco, io vorrei, non ho capito, lo dico contro il mio interesse, se però mi hanno fatto gli sconti nelle fatture. E adesso avanzo questi 240 euro, perché me li danno, me li versano, diciamo, in contanti anziché tenerli o accumularli ancora sul nuovo bonus di quest'anno o fanno altre agevolazioni? Io questo lo ripeto, lo dico contro i miei interessi, però vorrei Cioè, capire. sono soldi che gli ve le vengono restituiti, diciamo Sì, così. adesso io questo non ho capito. Se è uno sbaglio sui conteggi o il conguaglio, o siccome non li ho spesi tutti, diciamo, me li danno in contanti. È tutto qua, lo dico contro i miei Sì, interessi. è chiaro. Grazie Grazie Mauro, per grazie. Beh, una volta tanto, appunto, c'è qualcuno che riceve dei soldi, in questo caso dal gestore dell'elettricità e del gas. E cosa possiamo rispondere, Mauro? Allora, le ipotesi sono veramente molte. Una cosa che mi viene in mente, che potrebbe essere che al nostro ascoltatore è stato fatto nel 2023 il rimborso relativo al bonus sociale che avrebbe dovuto avere nel 2022 e che a 2 anni non è riuscito a contabilizzare nelle bollette. Quindi, non essendo lo sconto relativo a quell'utenza, ma a quella passata che ha pagato in misura piena, il gestore opta per il rimborso monetario mediante un assegno circolare o una sorta di vaglia da portare in posta per l'incasso della cifra. Insomma, Mauro Questa potrebbe è tra i essere un'opzione. fortunati che ha ricevuto questa cifra, 240 euro, insomma. Altra chiamata, pronto? Buonasera. Buonasera, chiamo da Varese. Buonasera, prego. Senta, io volevo sapere, visto per il bonus 110% per le case rurali, è ancora attivo o che cosa? O non c'è più niente? Ahimè, temo che la notizia sia negativa. Comunque sentiamo il nostro esperto, la ringrazio. Mauro, Allora, cosa possiamo dire? la notizia è che a breve verrà convertito il famoso decretone che riguarda il 110%, ma da quello che filtra è che il 110%, così come lo conoscevamo, Non c'è non più. esisterà più. Di fatto verrà lasciato soltanto per le ONLUS e per le case popolari. Per il resto verrà fatta una piccola proroga per le unità unifamiliari fino al 30 di giugno, dopodiché ci sarà. Altra chiamata, pronto? Buonasera. Pronto? Sì, mi Buonasera. sente? Sì, la sento, prego. Io volevo fare una domanda all'esperto. Sì, l'ascoltiamo. Allora, io praticamente ho un ISEE di 12.790. Sì. Lo Posso avere lo sconto in A2A? Per sconto, cioè per le bollette, per le l'elettricità, bollette luce e gas. luce e gas. Va Le bene. utenze a chi sono intestate, Ecco. scusi? È lei l'intestatario? Sì. Sì, essendo un ISEE sotto i 15.000 euro, c'è un sistema automatizzato che Sì, sono va a intestatario, attribuire sì. questo sconto. È un ISEE di Qualora lo 12.970.
Okay. Il limite è 15.000 euro per avere lo lei sconto. Lei è sotto i 15.000, quindi è nella posizione di poterlo ottenere. E come devo fare? C'è un sistema automatizzato, non c'è nessuna domanda che deve fare. Qualora, quando è che ha fatto l'ISE? L'ISE, quando, no. Quando lo ha fatto? Pronto? 2 mesi fa. Ecco, 2 mesi fa, cioè all'inizio dell'anno, insomma. Se nelle utenze sì, non è ancora quello, nell'ultima quello utenza vecchio, che rinnovato quello nuovo. Quello nuovo, certo. Ok, se nell'ultima bolletta che ha ricevuto sì. Lo sconto ancora non c'è, c'è un numero verde che si trova sul sito di Arera per contattare l'Arera, che è quello che si occupa dell'attribuzione dei bonus, per capire a che punto è la sua pratica. Non c'è purtroppo nessun altro che può verificarlo, perché è soltanto questo ente statale che gestisce l'attribuzione dei bonus e la Perfetto. Verifica con il gestore. Grazie, grazie a lei. E adesso ci fermiamo, c'è una breve pausa, un breve break pubblicitario, poi ancora insieme al nostro esperto. Eccoci qui, seconda parte di Pronto Telenova, siamo collegati col nostro amico ed esperto Mauro Pellicciari, CAF CISL della Lombardia. Prendiamo un'altra chiamata. Pronto? Buonasera. Pronto? Pronto? Sì, prego, è in linea. Può okay, fare la sua domanda. Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Un saluto a lei e al suo esperto. Grazie. Prego. Io volevo fare questa domanda con la signora che di prima, riguardante il bonus 110. Essendo che noi abbiamo presentato la CILAS entro il mese che si doveva presentare, il nostro amministratore ci ha detto che stavano aspettando la cessione dei crediti. Sì. E allora volevo sapere qualche informazione in merito, perché da quello che mi ha detto prima, ha detto che non se ne faceva più niente, però noi abbiamo presentato la CILAS entro il tempo che si doveva presentare. Certo. E il nostro amministratore sta aspettando la cessione dei crediti. Sì, sì, no, beh, il caso di prima era diverso dal suo. Adesso le rispondiamo. Grazie della telefonata. Grazie a lei. Certo, penso che questo è il classico caso in cui quando eravamo a metà novembre, sì. Insomma, che si era capito che il super bonus, come lo conoscevamo, avrebbe cessato di esistere, era stato messo come paletto che chi i condomini che deliberavano i lavori e presentavano la CILA entro una certa data rientravano nella vecchia normativa, quindi nel 110. Sì. È ovvio che, come tanti soggetti, qual è il problema? È che presentata la CILAS, lavori iniziati, c'è ferma, si sta riaprendo in questi giorni tutta la partita della cessione dei crediti sul fatto che gli istituti finanziari a un certo punto hanno esaurito i castelletti fiscali e hanno smesso di accettare i crediti fiscali. Adesso sembrerebbe che questi canali, soprattutto quelli più grandi, li stanno riaprendo, per cui il condominio del nostro ascoltatore semplicemente sta aspettando che la banca dia l'ok per mandare avanti la cessione del credito. Però avendo presentato la CILAS entro il 25 di novembre in un caso o entro il 31 dicembre entro il secondo caso, il diritto rimane acquisito al 110, insomma, per cui lo tranquillizziamo. Sì, quindi è giusto che l'amministratore appunto sta attendendo il via libera. Altra chiamata, pronto? Buonasera. Certo. Buonasera. Buonasera a lei, prego. Senta, io voglio sapere, siccome sono invalida al 100%, sì. Avrei diritto di avere lo sconto in fattura, diciamo, per il fatto della corrente metano, gas, diciamo? Sì, lei oltre che invalida, anche, posso chiedere, la sì. Soglia di reddito? Guardi, appena morto mio marito e quindi adesso mi danno 1.080 euro. 1.080 euro al mese, va bene, sì. Le rispondiamo, ci segua. In grazie. Allora, la signora invalida al 100% chiede appunto notizie circa come fare ad avere lo sconto sulla bolletta. Allora, per il bonus sociale, quello disagio economico, valgono le regole che ci siamo dati prima, cioè un ISE in corso di validità sotto 15.000 euro. Per cui la nostra ascoltatrice non deve altro che, se non l'ha già fatta, fare l'ISE. Se l'ISE risulterà sotto i 15.000 euro e le utenze sono intestate alla signora, avrà diritto al bonus. Questo perché, siccome ha detto che è da poco venuto a mancare il marito, sì, ovviamente lei ha parlato di 1.080 euro immagino netti, quindi lì bisognerà vedere quanto è il lordo.
Esatto, ma soprattutto, siccome accennava che il marito è appena venuto a mancare, se le utenze risultano ancora intestate al marito, bisognerà prima provvedere alla voltura dell'utenza, perché altrimenti nel momento in cui la signora fa l'ISE non ci sarà, non c'è l'abbinamento tra ISE Utenza. e utenza presentata, perché i codici fiscali risultano differenti. Cosa diversa invece è l'accesso al bonus sociale quando non si fa in base al criterio economico, ma quello che si chiama disagio fisico. In quel caso però bisogna avere una certificazione della ASL che dice che per quel soggetto è necessario un determinato apparecchio salvavita, ad esempio un cardiorespiratore acceso 8, 16, 24 ore a settimana, e in quel caso il bonus sociale è disagio economico e spetta a prescindere dall'ISE, ma sono due cose completamente differenti. E lì si fa proprio la domanda fisicamente e dura fin quando c'era necessità di questo apparecchio salvavita collegato all'utenza di casa. Ecco, ci scrive un altro telespettatore, dice: ho sentito che tra breve non si utilizzerà più lo SPID, ma solo la carta d'identità elettronica. Ma è un qualcosa che è già operativo, ci chiede. Guarda, da quello che ho letto io, assolutamente no. Stanno valutando, perché ovviamente è molto complicato dire dall'oggi al domani ci sono in Italia 30 milioni di SPID, più o Sì. meno, vengono disabilitati, perché credo che finché tutti non avranno la carta d'identità elettronica, questo passaggio sia un pochino complicato. Ad oggi si possono utilizzare alternativamente lo SPID e La la carta. carta d'identità elettronica, e ad oggi chi non ha lo SPID può tranquillamente richiedere lo SPID. Insomma, non c'è a breve nessuna misura certa di abolizione, ma anche in cui nel momento in cui dovesse essere abolito sarà un passaggio graduale, perché ti ripeto, si è spinto tanto per fare gli SPID. Se dall'oggi al domani si chiudono 30 milioni di utenze, qualche problema di utilizzare le piattaforme digitali della pubblica amministrazione credo che ci possa Ah, essere. certo, non è facile. Senti, un altro telespettatore invece ci chiede, in relazione al bonus per l'acquisto dell'auto ecologica, esistono ancora? Perché, dice lui, non ne sento più parlare. Guarda, io ho in mente con la legge di stabilità, premettendo che non è una cosa di carattere fiscale, non ho sentito parlare di eco-incentivi per acquisto di auto ibride o auto elettriche. Sinceramente non è una cosa di cui non ho sentito, né letto né sentito parlare. Ecco, quindi lo lasciamo naturalmente, vedremo magari una prossima volta come stanno le cose. Un'ultima domanda è sulla proroga del ravvedimento. Sì, allora, il 31 marzo scadeva il termine per usufruire del cosiddetto ravvedimento speciale, cioè l'abbattimento a un diciottesimo della sanzione, con il pagamento dell'intera cifra della sanzione ridotta o della prima rata. Con il decreto di venerdì il termine è stato spostato al 30 di settembre. Quindi si potrà utilizzare questo ravvedimento speciale fino al 30 di settembre, pagando la cifra dovuta a titolo di ravvedimento con la sanzione ridotta tutta intera, oppure versando esclusivamente la prima rata. Una cosa importante è che non è un ravvedimento speciale ad ampio spettro, cioè a 360 gradi, vale soltanto per alcune tipologie di violazioni. Ad esempio, ti faccio un esempio molto semplice: sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni che riguardano le emersioni di attività finanziarie estere, quelle ad esempio che una volta erano oggetto di scudo fiscale o di compulsory Certo. disclosure, oppure le violazioni relative a casistiche da controllo automatizzato, per cui l'omesso versamento di acconto, tardivo versamento delle imposte, per cui in questo caso volta per volta poi si deve valutare se è applicabile la riduzione o un diciottesimo della sanzione, oppure vanno applicate le normali riduzioni che normalmente vanno da un sesto a un nono della sanzione massima edittabile. Perfetto Mauro, siamo giunti in conclusione. Ringrazio tantissimo Mauro Pellicciari, CAF CISL della Lombardia, che sarà con noi in una prossima trasmissione. Grazie Mauro, alla prossima. A voi, buona serata.
Ricordo che Pronto Telenova ovviamente torna domani sempre alle 18 e adesso invece anteprima Nova Stadio con Michele Lanati. È tutto, buon proseguimento e buona serata.